Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Guardate che bel quadretto, Vi piace l'albero? Like se vi piace l'albero. Torniamo a noi. Oggi parliamo di Oki 1080p webcam 30 frame al secondo. Già parto con le caratteristiche tecniche. Il modello in questione è quello che più di tutti, di questa marca, sto parlando, è stato il più venduto su Amazon nel corso del 2020. Per quanto riguarda le video call, i ragazzi devono fare le videochiamate, le persone al lavoro, insomma, devono fare le video call per un motivo o per l'altro. Questa qua è stato uno dei modelli più venduto nel corso del 2020. Di quale sto parlando? Del modello PC-LM1E. È importante la E finale, perché molti magari se l'hanno comprati già diversi mesi fa o qualche anno fa, LM1 senza E finale. Quello è un altro modello, questo è, possiamo dire sì, quel modello aggiornato. Cosa abbiamo all'interno della confezione? Sempre di cartone riciclato. Abbiamo la webcam, eccola qui, e basta sostanzialmente. Scatola di cartone, niente. Garanzia e libretto di istruzioni. Come sempre è multilingua, quindi anche in italiano, dove sostanzialmente vi dicono come collegarlo, le caratteristiche tecniche e praticamente basta, è la cura del prodotto. Quello che vi vado a spiegare io. Aspettate che levo la plastichina, mettiamola da parte. Abbiamo la webcam fatta in questo modo. Qui possiamo praticamente di 90 gradi si può roteare, ok? Il cavo è di circa 180 centimetri, quindi abbastanza lungo per connetterlo in qualsiasi parte della scrivania. Se volete lo mettete, come l'80% delle persone fa, sopra al monitor, altrimenti lo potete mettere anche in un treppiedi. Vedete quanto è lungo? 180 centimetri. In un treppiedi, sì, abbiamo la vite da un quarto di pollice, e quindi mettendo qua poi possiamo fare di questo treppiedi, no? Semplice il collegamento. Se abbiamo un monitor molto largo, dai, tubo catodico, chi ce l'ha? Se abbiamo una libro, una superficie piana, una mensola, possiamo anche a metterlo così. Tubo catodico nel 2021 quasi. Me lo faccia sapere qui sotto nei commenti se avete ancora un monitor tubo catodico funzionante, no, in cantina ce l'ho pure io. Torniamo a noi. Lente. La lente vi faccio vedere che dopo vi stupirà, perché facendo una prova al buio e con la luce, mo tra poco vedete, due microfoni che credo siano stereo, e nella prova vediamo la differenza. Nient'altro, qui c'è un LED di stato che quando è in funzione si accende di blu, quando non è in funzione è spento, vuol dire che non sta utilizzando nessuna risorsa. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, la risoluzione video arriva fino a 1080 30p, il sensore è un CMOS da 1/2.9 pollici, il formato video è MJPEG e YUV, i pixel effettivi sono da 2 megapixel, la distanza di fuoco va dai 30 ai 50 centimetri. Angolo di visuale è molto buono, e vedrete poi la differenza con la mia webcam principale Logitech C920, che sono almeno 2-3 anni che la sto utilizzando, e vi faccio vedere qual è che prende di più, qual è che ha un angolo di apertura maggiore e quale inferiore. Dalle caratteristiche tecniche, il produttore dichiara una minima illuminazione dell'ambiente che deve essere uguale o maggiore ai 5 lux, altrimenti l'immagine è completamente buia. La porta USB non consuma tanto, 5 volt 0.2 ampere, è supportata da qualsiasi sistema operativo, quindi che sia Windows, che sia Mac o che sia Android, è plug and play, non c'è bisogno di installare nessun driver e nessun software. Il materiale è ABS e sostanzialmente questo è quanto. In pratica voi la collegate, io ho provato con Windows, adesso vi faccio vedere, aspettate 30 secondi, un minuto al massimo, ed è subito operativa. Ma adesso basta chiacchiere, andiamo sul PC, apriamo Streamlabs e vi faccio vedere in tempo reale quello che può fare, come lo può fare, per poi rivederci qui per le conclusioni finali. E vediamo ora, ho configurato tutto, ho attaccato tutto, questo è l'accrocco che mi sono inventato. Sopra abbiamo la webcam Oki, sotto la Logitech C920. Questo è quello che ho creato. Vediamo un po', riuscite a capire qual è la 920 e qual è quella di Oki? Vi lascio qualche secondo per pensarci, ora ve lo dico, vediamo se ci avete indovinato o no.
Questa qui in alto a sinistra è la Logitech. Questa qui in basso a destra è la Oki. Come vedete, la Oki è più grande l'inquadratura, ha un angolo di visione più ampio, mentre la Logitech è un po' più stretta. Nel complesso, io mo sto facendo muovere la mano per vedere anche la fluidità, sembrerebbe leggermente più fluido. Ora stanno lavorando tutte e due a 1920 per 1080 a 30 frame al secondo. Sembrerebbe leggermente più fluida la Oki rispetto alla Logitech, però i colori sono veramente più realistici e fatti meglio. Non c'è anche, dai, non possiamo discutere sul colore la Logitech, quindi i colori sono più realistici. Oki sembrerebbe andare sui colori freddi, non so com'è. Ho provato a settare un po' di roba e un po' di cose. Per esempio qua, ok, 1920 e 1080, spazio colore ho provato a cambiarli, gamma di colore ho provato a cambiare tutte quante, ma non c'è verso. Quella rimane sempre così. Non è proprio il massimo, quindi io non ve la consiglio per registrare magari. Oddio, potete pure farlo, in streaming. Me la consiglio di più se fate videoconferenze. E allora sì, alla fine vi devono vedere. E sentiamo poi il microfono come si comporta. Vediamo anche in assenza di luce, adesso sono tutti e due con la luce, in assenza di luce chi ha la meglio. Spegni la luce. Guardate, si vede appena 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 la Logitech, però ha più apertura. A questo punto non so come spiegarlo. L'apertura a focale è meglio sulla Oki. Cioè, vedete, io sono in una stanza praticamente completamente buia. Adesso ve la faccio vedere. Ci sono solo i due schermi dei monitor che sono accesi e comunque il mio faccione sulla webcam Oki si vede, sulla webcam Logitech no. Nel momento comunque che io accendo la luce, accendi la luce. Voilà, ritorna comunque. Sì, sono colori caldi ma più realistici quelli della Logitech. Sono colori freddi e meno realistici quelli di Oki. Questa è un po' la differenza tra le due webcam e la visione che c'è. Certo che come gusto personale con i colori preferisco la Logitech, però mi ha sorpreso che al buio o completamente al buio l'Oki ha un'apertura maggiore e quindi comunque riesco a vedere la faccia. Mi ha sorpreso questo aspetto. Questa invece è una prova di registrazione usando il microfono Logitech, che so già di default che è stereo. Anche qui proviamo a spostarci prima da un lato e poi da quell'altro e andiamo a confrontare anche il suono. Non credo che siano accettabili tutte e due, però vediamo qual è meglio rispetto all'altro. Adesso stessa prova, stesso discorso, ma stessa inquadratura, stessa luce, sto usando il microfono Oki. Io provo ad andare a destra e a sinistra. Adesso sto alla destra, qui se lo guardo di fronte. Adesso sto sulla sinistra. Vediamo se cambia qualcosa o per capire se è stereo o mono. E come volevasi dimostrare, secondo me, per registrare i video da mandare poi magari su YouTube o sul canale Viola, non me la sento di consigliarvi il microfono di queste due webcam. Magari prendete anche uno da 30, 40 o da 50 euro supplementare che si attacca anche USB, che sarà sicuramente 10 volte meglio di questi qua. Questi ve li consiglio e mi limito a consigliarveli solamente se dovete fare delle video call. Per finire, questo è il risultato. Provo anche a muovervela la camera, vedete? È il risultato della Oki. Questi sono i colori, mentre questo è il risultato della Logitech. Decisamente colori più fedeli alla realtà. Ed eccoci di nuovo qua, ragazzi. Avete visto il suo comportamento, come funziona, la differenza con quella mia principale, che sono anni che la sto utilizzando, sia a confronto video sia a confronto audio. Date voi delle valutazioni e come vi è sembrato il suo comportamento. Io devo essere buono, gli do 7, però non me la sento a questo giro, gli do 6 e mezzo, che comunque, ripeto, va benissimo per le call, anche se volete usarlo solo come microfono, e per le video call. Ve la consiglio meno per registrare
registrare proprio dei video veri e propri da mandare sui social o anche un semplice video poi da condividere. Certo, finché un video di pochi secondi su WhatsApp, così senza neanche doverci montare, va bene. Però il fatto di questo bilanciamento del colore che tende sui colori freddi anziché più caldi, che sono effettivamente quelli più realistici e quindi più fedeli alla realtà, mannaggia, potevano lavorarci un po' di più. In conclusione, siamo arrivati al prezzo 50€, 49€ di listino. Non so se consigliarvelo a quel prezzo, però ogni tanto la si trova anche a 15-20€ in meno. E allora a quel punto a 30€, sì, a 30€ ve la posso consigliare. È sicuramente per quella cifra un buon acquisto. Siamo giunti alle conclusioni finali anche per questo video qua. Non so se usciranno altri video, se non escono altri, vi auguro buone feste e un buon Natale a tutti voi. Mi raccomando, nel tempo perso, magari andate su Potterino 10, così anche su Google, e vi vedete quei video persi o che magari non ricordate o che... Ah, vediamo Potterino 10 com'era qualche anno fa. Così. Proprio a tempo perso, eh. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere i prossimi video che usciranno sul canale, e seguitemi anche su Instagram, su Facebook, su IGTV, che sarebbe uguale, su TripAdvisor. Certo, al momento non sto andando nei ristoranti per ovvi motivi, però se vi va seguitemi anche là. Telegram, sconti e offerte, Potterino 10. Ogni giorno, comprese anche questo periodo qua, non smetto mai di pubblicare almeno una manciata di offerte al giorno, ma proprio come minimo, in ambito tecnologico e non solo. Qui al sottoscritto è veramente tutto. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!